Non sono male le cuffie portate così alla fine. Potrei tipo, non so, fondare un movimento, una nuova moda. Porta le cuffie così, come M89. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua dal vostro M89 Gamer. Oggi andremo a settare Streamlabs OBS, un software che sembra piuttosto facile da utilizzare, ma che se settato male vi farà cadere in sciagura. Drop FPS, lag, casino, estremo. Impazzirete davanti a questo software senza capire il motivo per il quale non funziona. Tantissimi ragazzi passano in live da me su Twitch e mi chiedono: ma io ho un computer con dentro un i9, un i7, una 2070, però non riesco neanche a registrare a 1080x60 fps? La risposta è perché avete settato male il software. Quindi oggi siamo qua per affrontare tutti i vari punti e settare al meglio Streamlabs OBS. Per tutti quelli che si erano accorti che di fianco a me c'era un cane sul divano, hashtag dog nei commenti. Per concludere questa intro vi ricordo che M89Gamer su YouTube da oggi farà solamente video tutorial. Cercherò di insegnarvi a rendere i vostri canali sempre più professionali. Non ci saranno più gameplay, la parte di gaming la trovate su Twitch. Quindi vi invito a venirmi a trovare in live tutti i giorni sul mio canale Twitch. Vi lascio anche in descrizione il link. Mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi di lasciare un fantastico pollice in su al video, di commentare qua sotto, fatemi sapere quali video tutorial vorreste vedere nelle prossime settimane. Mi raccomando ragazzi, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e venitemi a trovare su Instagram. Raga, ci vediamo al prossimo video, buona visione! Bene, allora clicchiamo sulla rotellina in basso a sinistra per entrare nelle impostazioni. La prima impostazione da settare è quella video. Quindi clicchiamo su video, andiamo allora a Base Resolution, lasciamo 1920x1080 perché la maggior parte dei monitor è a quella risoluzione lì. L'output scaled io lascerei di nuovo 1080 in modo tale che così non facciamo lavorare inutilmente la scheda video per fare un downscaling in qualche risoluzione. Downscale filter lasciamo bicubic. FPS type lasciamo common. Mentre invece gli FPS finali, allora dipende questo dal vostro hardware. Io lascerei 60 fps. Nel caso in cui abbiate dei problemi potete fare un downscaling e passare a 30 fps. Dopo aver impostato il video, andiamo a impostare l'output. Le opzioni output sono quelle di uscita da OBS verso il PC. Come output mode in alto possiamo trovare simple o advanced. Io vi consiglio direttamente di mettere advanced perché avrete molte più opzioni. Andiamo su recording. Sotto recording abbiamo type e lasciamo standard. Recording path sarebbe praticamente dove andiamo a salvare il file. Qui possiamo scegliere di creare una nuova cartella, ad esempio sul desktop. Andiamo a fare una nuova cartella. Scriviamo tutorial. Doppio clic, seleziona cartella. Ecco qui la nuova cartella. Come formato di registrazione vi consiglio di lasciare l'MP4, anche se quando scaricate Streamlabs OBS dovreste avere l'FLV. La differenza fra i due formati è che l'FLV in caso di crash rimane aperto, diciamo come file, quindi è possibile riregistrare sopra. Invece l'MP4 deve essere chiuso, altrimenti si corrompe e non potete più aprirlo. Però vi dico che cioè, fondamentalmente è difficile che vada a corrompersi un MP4 e soprattutto al massimo uno riregistra la clip, anche perché di solito non si fanno registrazioni di 2 ore. Almeno per come lo uso io, faccio sempre delle clip di massimo 5 minuti, quindi non mi è mai successo di corrompere un file MP4. Quindi io vi suggerisco di tenere sempre l'MP4 come formato di uscita. Ora passiamo a un'altra parte molto interessante di queste impostazioni, che è un po' il cuore di tutto: recording. Allora, le impostazioni di recording possiamo utilizzare diversi encoder. Possiamo utilizzare l'X264 che va praticamente a gravare sulla CPU, quindi sul processore, oppure i due formati NVENC che invece lavorano con la GPU. Io, guarda, ve lo dico sinceramente, non ho mai utilizzato l'X264 anche perché va a pesare tantissimo sulla CPU. E questo in termini di registrazioni o di live streaming vuol dire che potete avere degli stuttering pesanti, dei cali di FPS, dei cali prestazionali sui giochi che state giocando mentre state streamando o registrando, eccetera. Quindi, a meno che non abbiate un processore veramente molto 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 performante, tipo un i9, vi suggerisco di utilizzare l'NVENC. L'NVENC New ha anche una caratteristica in più, che è molto performante, è stato rinnovato. E sulle RTX, sulle nuove schede video, è veramente una gran figata. Per
Quindi potete avere delle prestazioni assurde e registrare e streamare veramente a una qualità eccellente. Per quanto riguarda le altre impostazioni, invece, come tipo di controllo della frequenza, io mi sono sempre trovato molto bene con CVR, la velocità in bit regolata a 20.000, l'intervallo dei fotogrammi chiave a 2, il preset massima qualità, il profilo high, sflaggato previsione look ahead e invece flaggato ottimizzazione visiva di Psycho. La GPU sempre a 0, i bitframe massimi a 2. Bene, ora passiamo alle impostazioni audio. Normalmente sotto dispositivi audio trovate predefinito. Predefinito vuol dire che va a prendere il dispositivo che su Windows avete come output, quindi clicchiamo sullo speaker sotto in basso vicino all'orologio e andiamo a verificare qual è il dispositivo output. Nel mio caso si chiama System. Nel caso in cui abbiate dei problemi di audio, semplicemente basterà cliccare sulla freccetta, andare sotto System e cliccarlo quindi manualmente. Stessa cosa potete fare con il microfono. Cliccando la freccettina andate a cercare il vostro microfono. Una delle ultime impostazioni che volevo farvi vedere è sotto aspetto, il tema. Allora, io mi trovo molto bene col tema notte, però eventualmente c'è anche il tema giorno, cioè quello chiaro di default. Streamlabs OBS normalmente vi setta già in questa modalità qui, invece OBS Studio è settato nella modalità giorno. Potete anche impostare Obsidian Prime, che è questo tipo di grafica molto carina, oppure Alabaster Prime. Per evitare l'uso degli occhiali da sole, io di solito utilizzo la modalità notte. Come ultima parte vi farò vedere come creare una nuova scena con una nuova sorgente che catturerà lo schermo. Per creare una nuova scena clicchiamo sul più. Diamo un nome alla scena, tipo tutorial. Perfetto. Sotto il pannellino sorgenti, clicchiamo su più. Facciamo acquisizione schermo. Aggiungi sorgente. In questo caso facciamo nuova sorgente perché io avevo già creato una sorgente col mio monitor. Facciamo nuova sorgente, la chiamiamo monitor. Aggiungi sorgente. Qui andremo a settare quale monitor volete catturare, se il primo o il secondo, o se ne avete solo uno, troverete solamente uno schermo. Potete scegliere se catturare o meno il cursore, quindi si vedrà o meno il mouse, e poi fate fatto. Ed ecco qua che vedrete il vostro monitor. Ora basterà ridimensionarlo, tasto destro, trasforma, adatta allo schermo. Ed ecco qua il vostro monitor. Bene, ora avete tutto pronto per registrare i vostri gameplay a 1080x60 fps. Se avete dei problemi, ragazzi, di qualunque tipo, scrivetemi qua sotto nei commenti, vi lascerò un cuoricino e vi rispondo volentieri. Ci vediamo al prossimo tutorial. Bella bella! Everything changes.